Allora Matteo Russo, l'albero di Natale per questo galà della pallavolo cirignola, un po' per riposarvi dopo le fatiche di una prima parte di stagione che certamente insomma non è proprio come ve la dovevate aspettare. Sì, intanto una bellissima serata e questo è il minimo per chi fa sport, cioè trascorrere assieme delle serate del genere per augurarci felice Natale. Sicuramente il 2019 a livello sportivo che dovrà essere ancora più impegnativo e affrontato con maggior grinta. Non eravamo sorpresi di questa prima parte di stagione perché ovviamente abbiamo una squadra giovanissima, l'avevamo messo in conto, ma siamo lì con le altre a lottare e dovremo sicuramente migliorare per raggiungere l'obiettivo finale. Dove vorresti arrivare in questo 2019 mentre sentiamo in sottofondo le ragazze? Sì, sicuramente per quanto riguarda la B2 è salvarci, quindi mantenere la categoria. Sono convinto che riusciremo a raggiungere l'obiettivo attraverso il lavoro quotidiano, così in questo modo ce la faremo. Per quanto riguarda invece in generale, sai benissimo che siamo in una fase di cambio radicale, certo, della nostra ormai società sportiva a tutti gli effetti. Proseguiamo nel processo di crescita per il settore giovanile e il 2019 sarà un anno importantissimo per noi perché si prevedono cose importanti e quindi dovremo essere pronti per arrivare insomma all'appuntamento in maniera abbastanza puntuale e precisa. Grazie.